il processo entro cui vogliamo inquadrare le tecniche che abbiamo visto è quello di gestione dei requisiti. Un aspetto che probabilmente vi troverete a dover affrontare nel mondo lavorativo, se avrete a che fare con i sistemi informativi, è la parte di cattura dei requisiti necessari per poi poter progettare e realizzare un sistema informativo. Quindi la definizione dei requisiti è il primo passo nello sviluppo di un qualunque sistema software. A maggior ragione lo è anche per la definizione e costruzione di un sistema informativo. Quando parliamo di requisiti o di ingegneria dei requisiti, che cosa intendiamo? Intendiamo tutta la serie di attività e di procedure tecniche che servono per stabilire che cosa il committente del nostro sistema informativo vuole. Che servizi il nostro sistema informativo dovrà fornire ai suoi utenti? E parte estremamente importante, quali sono i vincoli a cui sarà sottoposto, entro cui dovrà operare il nostro sistema. Quindi il processo di ingegneria dei requisiti permette di estendere quello che è il documento di specifica di requisiti, che sarà il punto di partenza da un lato per andare a sviluppare il sistema informativo, dall'altro come annesso tecnico di un contratto. Quindi, in base ai requisiti sarà possibile decidere cosa dovrà fare il sistema e il contratto si fonderà su quei requisiti. Cosa intendiamo quindi per requisito? Il requisito è un termine molto vago che può indicare sia frasi generiche di alto livello, sia all'estremo opposto modelli matematici molto precisi. Quindi noi chiamiamo requisito tutto. Quindi abbiamo diversi tipi di requisiti e abbiamo l'altra ambiguità, che è dovuta al fatto se questi requisiti servono come base fondamentale per un contratto, oppure base per un bando, se vogliamo vederlo dall'altra parte, oppure come punto di partenza per lo sviluppo del software. Quindi abbiamo diversi livelli di dettaglio e almeno due funzionalità principali. Nell'attività di gestione dei requisiti abbiamo una serie di passi più o meno standard. Il primo passo è quella che si chiama elicitation. Questo è il passo, se vogliamo, maieutico della gestione dei requisiti. Si tratta di andare a capire, a strappare fuori dai committenti che cosa vogliono che il nostro sistema faccia, di cose di cui hanno bisogno. Esistono numerose tecniche che possono essere utilizzate per l'elicitazione dei requisiti. Noi per motivi di tempo non ne parleremo. Sappiate che comunque non è un passo banale, può essere estremamente complicato. Molto spesso viene svolto facendo delle interviste, andando a chiedere alle persone, andando a chiedere non soltanto al committente, quindi al principale, ma magari anche ai potenziali utenti del sistema, in modo da raccogliere il più ampio disegno di quello che dovrà essere il nostro sistema. Quindi una volta che abbiamo raccolto le informazioni
le abbiamo catturate a partire dagli attori, dagli stakeholder. La parte successiva è quella di analisi. Quindi andare a capire qualcosa. Se abbiamo la trascrizione di un'intervista, dobbiamo andare a capire quali sono gli elementi fondamentali. E nell'analisi spesso ci aiutiamo con quella che è la formalizzazione. Quindi cerchiamo di andare a formalizzare con un modello quello che abbiamo capito durante l'analisi. I modelli che abbiamo visto finora, quindi il modello delle classi e il modello di attività, sono due modi per formalizzare dei requisiti. Possiamo partire da qualcosa di un po' più astratto, magari scritto in linguaggio naturale, e poi andare a finire in una formalizzazione un po' più dettagliata. E abbiamo successivamente la V&V, verifica e convalida, verification and validation. L'attività di verifica e convalida è un'attività che viene eseguita sempre in tutte le fasi del ciclo di vita di un software e vengono eseguite di continuo. Di solito la verifica si riferisce al controllare che ogni singolo passo sia stato fatto correttamente, quindi ad esempio l'analisi sia stata fatta correttamente in base ai risultati dell'elicitation. La convalida invece consiste nell'andare a confrontare quello che abbiamo ottenuto, ad esempio la formalizzazione dei requisiti, con quello che era l'idea originale del nostro committente. Quindi verifica riguarda il singolo passo, la convalida riguarda quello che ho ottenuto rispetto al punto di partenza, l'idea del committente. Se pensiamo al doppio ruolo dei requisiti, possiamo comprendere abbastanza bene come spesso ci siano due tipi di requisiti, quindi almeno due parti o se non due documenti distinti. Quelli che si chiamano user requirements e quelli che si chiamano system requirements. Allora, gli user requirements sono, o esprimono, il punto di vista dell'utente del sistema. Quindi, l'idea è di scrivere qualcosa che possa essere facilmente compreso e utile per il committente, i clienti. Invece, i system requirements sono un documento che ha come obiettivo quello di essere il punto di partenza per la progettazione e poi lo sviluppo del sistema. Ovviamente con questi due obiettivi abbastanza diversi è ovvio che i contenuti, ma soprattutto il livello di dettaglio, saranno molto diversi. Qui abbiamo due esempi, uno di user requirement e l'altro di system requirement. In un documento, una parte del documento di user requirements, andremo a scrivere che il software deve fornire un meccanismo per rappresentare e accedere a dei file esterni che sono modificati da altri strumenti. Frase molto generica che può essere utile al committente, all'utente del sistema. Da un punto di vista di sviluppo del sistema, i dettagli aumentano, perché dobbiamo capire esattamente che cosa fa il sistema, perché
mentre il requisito a livello di utente è molto vago, le possibili interpretazioni che possono essere date a questo requisito sono tantissime, quindi io devo cercare di essere il più preciso possibile. Per cui andrò a dettagliare, lo possiamo vedere come un passo di raffinamento rispetto ai requisiti utente, e posso andare a scrivere che l'utente deve essere fornito, all'utente bisogna fornire delle agevolazioni per andare a definire i tipi di file esterni. Ogni tipo di file esterno deve avere uno strumento associato che può essere applicato a questo file. Ogni tipo di file esterno può essere rappresentato da una particolare icona e devono essere forniti degli strumenti per poter definire queste icone da parte dell'utente. Quando un utente seleziona un'icona che rappresenta un file esterno, l'effetto è attivare lo strumento associato al tipo di file che è rappresentato dall'icona. Se volete, quello che voi fate normalmente, ad esempio nel vostro sistema operativo, quando fate un doppio clic su un'icona, sapete dal tipo di icona quale strumento si aprirà, si aprirà un foglio Excel piuttosto che un documento Word. È chiaro che a partire dal primo statement, dalla prima frase, io difficilmente riesco a immaginare tutti questi dettagli. Quindi alcuni dettagli io devo assolutamente aggiungerli, altrimenti chi dovrà andare a realizzare questo sistema non saprà esattamente cosa fare. Associato ai requisiti scritti in linguaggio naturale, noi possiamo aggiungere dei diagrammi, e qualcuno l'abbiamo già visto. Qui c'è un diagramma fatto a mano che rappresenta i file, i tipi di file, le icone e gli strumenti. Questo è un diagramma UML, è semplicemente stato disegnato a mano invece che con uno strumento, per cui abbiamo che diversi file possono essere associati a un tipo di file, e il tipo di file avrà associato un tool e un'icona. Diagrammi di questo tipo molto semplici possono anche essere utilizzati nel momento in cui vogliamo parlare con un committente che abbia una serie di conoscenze di base di informatica. O, mettendovi dall'altra parte, se voi vi troverete a essere i committenti, avrete la possibilità di capire un po' più nel dettaglio che cosa intende chi sta scrivendo il documento dei requisiti utilizzando dei diagrammi. I vari documenti che vengono sviluppati durante il processo di ingegneria dei requisiti sono pensati per scopi diversi e hanno dei potenziali lettori diversi. Quindi i requisiti utente, user requirements, saranno pensati per i manager del cliente, gli utenti finali del sistema, ovviamente gli ingegneri, gli esperti del lato cliente, i manager di chi sta sviluppando il software e i system architect, cioè coloro che dovranno andare a definire l'architettura del sistema. I system requirements sono pensati per
gli utenti finali, questo perché descrivono passo passo, come fosse un manuale per l'utente, che cosa può fare il sistema. E quindi un utente o potenziale utente può andare a verificare se il sistema fa quello che lui vorrebbe. Sono pensati per gli ingegneri lato cliente, gli architetti e gli sviluppatori. Ecco, qui entrano in gioco gli sviluppatori, che devono essere in grado di capire nel dettaglio e in maniera non ambigua che cosa è scritto nei requisiti di sistema. Notate che i manager sono quelli che leggono i requisiti utente e non vanno di solito a leggere i requisiti di sistema. Qualcuno sostiene che è per le limitate capacità intellettive, qualcun altro per il fatto che di fatto manca il tempo. Un conto è leggere un documento di una decina di pagine, come potrebbero essere i requisiti lato utente, un altro conto è andare a leggere 100-200, molto più dettagliati. Quindi lo scopo e le persone che andranno a leggere i documenti sono completamente diverse. A partire dai requisiti di sistema verrà definito un documento di specifica di progetto. Il progetto è un qualcosa che verrà letto fondamentalmente dagli architetti del sistema, dagli sviluppatori del software, e sarà probabilmente qualcosa che potrebbe essere valutato anche dagli ingegneri lato cliente. Quindi io a ogni passaggio aggiungo dettagli. In più, passando dai requisiti alla progettazione, cambio la mia prospettiva. Non descrivo più che cosa il sistema deve fare, ma inizio a pensare a come lo potrà fare. Quindi fondamentalmente, fin qui penso a che cosa il sistema deve fare, e quando passo a fare la progettazione del sistema, a questo punto la prospettiva è come posso realizzare questi requisiti. Però normalmente questa è competenza di chi si occupa dello sviluppo software, quindi probabilmente non voi. Quindi, diversi lettori per i documenti e almeno due livelli, user e system requirements. All'interno dei requisiti poi normalmente si fa una distinzione fondamentale tra i requisiti che si chiamano funzionali e quelli non funzionali o di qualità. I requisiti funzionali descrivono fondamentalmente il servizio che deve essere fornito dal nostro sistema informativo. Semplificando un po', dato un input, quale output deve essere prodotto. I requisiti non funzionali descrivono tutto il resto. Voi direte: cosa c'è oltre all'input-output? Beh, c'è ad esempio il tempo entro cui l'output deve essere prodotto. Quante volte l'output può essere sbagliato? Quindi abbiamo tutta una serie di requisiti non funzionali o requisiti di qualità che descrivono gli aspetti che esulano dalla semplice corrispondenza di un output a un dato input.
Poi spesso abbiamo tra i requisiti non funzionali una categoria molto importante che è data dai requisiti di dominio. Se vogliamo, questi possiamo vederli come un caso particolare dei requisiti non funzionali. Diciamo che i requisiti di dominio arrivano non tanto dal committente che vuole avere un sistema informativo fatto in un certo modo, piuttosto dal dominio applicativo specifico. Quindi se pensiamo al caso classico del sistema di contabilità, avremo tutta una serie di vincoli legislativi che ci dicono come fare tutte le operazioni di gestione. Quindi è bene ricordarsi questa fondamentale distinzione. Requisiti funzionali, pensate alla funzione matematica che, dato un insieme di input, vi produce un output, uno più output. E requisiti non funzionali, che vi descrivono tutto il resto. Vediamo un esempio molto semplice. Pensiamo di dover andare a definire i requisiti di un sistema che si chiama libsys, che è un sistema per una biblioteca che fornisce un'unica interfaccia per l'accesso ai database di articoli che sono presenti in tante altre biblioteche. L'utente cosa può fare? Può ricercare, scaricare, stampare gli articoli. Questa è la descrizione generale del sistema. Se dobbiamo andare a definire quelli che sono i requisiti funzionali, potremmo ad esempio elencarli in questo modo. L'utente dovrà essere in grado di ricercare sia tutto l'insieme di database oppure di selezionare un sottoinsieme in cui effettuare la ricerca. Il sistema dovrà fornire dei visualizzatori appropriati per i diversi tipi di documenti. Ogni ordine dovrà avere associato un unico identificatore che l'utente potrà copiare nella sua area di memorizzazione permanente. Quindi, quando l'utente trova un articolo che gli interessa, fa un ordine in modo da poter ricevere l'articolo. Questi sono ovviamente requisiti utente, sono abbastanza di alto livello, e un problema fondamentale di questo tipo di requisiti è dato dal fatto che sono sostanzialmente poco precisi. Uno dei problemi fondamentali dei requisiti è il fatto che spesso risultano essere ambigui. E quindi possono essere interpretati in vari modi. E normalmente, per la legge di Murphy, il cliente lo interpreta in un modo e lo sviluppatore lo interpreta nell'altro, o in un qualunque degli altri. Questo è anche ovvio perché la cultura del committente e la cultura dello sviluppatore spesso sono diverse e quindi hanno un modo di guardare agli stessi termini, alle stesse frasi, diversi. Se pensiamo all'esempio precedente che abbiamo visto, il termine visualizzatore appropriato può significare molte cose. Magari le intenzioni dell'utente è un insieme di visualizzatori che possono essere in grado di mostrare documenti di tipo diverso, quindi un visualizzatore per i documenti PDF, un altro per i documenti Word, eccetera.
magari dal punto di vista di chi sviluppa, visualizzatore appropriato può essere semplicemente un qualcosa che, invece di visualizzarvi il PDF, il doc o qualunque altro tipo di documento, vi restituisce il testo contenuto, magari con una formattazione elementare. L'utente ha certe aspettative, lo sviluppatore magari cerca di semplificarsi la vita e trova la soluzione più semplice. Se noi lasciamo il termine visualizzatore appropriato, è chiaro che entrambi hanno ragione. Un'altra caratteristica importante dei requisiti è il fatto che devono essere completi e coerenti, consistenti tra loro. Completi vuol dire che devono descrivere tutto quello che il sistema deve fare, senza lasciare fuori nulla. Consistenti o coerenti vuol dire che non devono esserci parti in contraddizione tra di loro. Purtroppo in pratica è molto difficile che un documento di requisiti sia completo che coerente. È molto facile, cercando di essere completi, inserire molti dettagli e, inserendo molti dettagli, cadere in errore e inserire delle incoerenze o inconsistenze all'interno del documento. Più in generale, un documento di requisiti dovrebbe avere tutte queste caratteristiche. Dovrebbe essere corretto, non ambiguo, completo, consistente. Dovrebbe esserci un ordinamento che mi dice cosa è più importante e cosa meno. Cosa è più stabile e cosa meno? Alcuni requisiti magari possono modificarsi nel tempo, altri invece sono sicuramente stabili. Deve essere verificabile, facilmente modificabile e deve essere facile tracciare una frase del documento di requisiti a qualcosa che è stato detto dall'utente in un senso e a un modulo del programma del sistema informativo nell'altro senso. Se l'utente mi ha detto io voglio un visualizzatore appropriato in un'intervista, io devo essere in grado, almeno a livello ideale, di dire: a fronte di questa frase che tu hai pronunciato, questo è il requisito. A fronte di questo requisito, questo è il frammento di codice che realizza questo requisito. Un po' più nel dettaglio. Abbiamo detto che il nostro documento di requisiti deve essere corretto, cioè ogni cosa scritta nel documento deve essere qualcosa che il sistema dovrà fare. Ovviamente, come faccio a capire se il mio sistema è corretto? Beh, il mio cliente deve essere in grado, leggendo il documento, di capire se quello che è scritto corrisponde alle sue esigenze. Deve essere il più possibile non ambiguo, quindi in linea di principio ogni frase dovrebbe avere un'unica interpretazione. Sapete benissimo che questo è molto difficile, perché pensate soltanto alle leggi che sono scritte
esattamente con questa stessa intenzione, e poi in realtà i milioni di avvocati vivono proprio sul fatto che le leggi possono essere interpretate in molti modi diversi. Quindi è un compito molto difficile. L'ambiguità si evita anche utilizzando una terminologia semplice e coerente. Quindi, quando faccio riferimento a un certo concetto, dovrei utilizzare sempre lo stesso termine in tutto il documento. Quindi, lo scrivere un documento che sia facilmente leggibile, qui si usano sinonimi, si cambia la struttura delle frasi, eccetera, è qualcosa che va contro questa esigenza dei requisiti. E soprattutto la non ambiguità deve valere sia per chi lo scrive che per chi lo legge. Quindi un qualcosa che per voi che scrivete un documento di requisiti potrebbe non essere ambiguo, magari lo è per qualcun altro. Altra caratteristica, la completezza. Quindi tutto ciò che è importante per il mio committente deve essere presente nel mio sistema, nel mio documento di requisiti. Ad esempio, il mio sistema deve essere descritto sia a fronte di input corretti che di input non corretti. Quindi non devo soltanto scrivere a fronte di un certo input che io so essere corretto mi viene prodotto l'output, ma devo anche descrivere che cosa fa il mio sistema a fronte di un input non corretto. La completezza, che poi si lega anche alla non ambiguità, richiede anche di andare a definire nel dettaglio tutta la terminologia. Quindi un elemento che sarà di solito sempre presente in un documento di requisiti è un glossario, in cui io definisco tutti i miei termini, o almeno definisco il significato che adotterò all'interno di quel documento per una serie di termini. E le unità di misura sono un altro elemento fondamentale. Devono essere coerenti internamente, quindi non devono esserci conflitti, ad esempio non devo avere incoerenze con caratteristiche del mondo reale, quindi non posso dire in una parte del documento lo sfondo della mia interfaccia grafica deve essere bianco e da un'altra parte dire che lo sfondo deve essere scuro, cosa che capita molto spesso, se non in questi termini, in termini molto simili. Non devo avere delle inconsistenze logiche o temporali, quindi se un qualche evento deve avvenire dopo, non può avvenire contemporaneamente o prima. Se ci pensate, nei diagrammi di attività noi abbiamo tutta una serie di elementi che ci permettono di andare a definire delle regole temporali ben precise. Quindi se mettiamo una sequenza, noi stiamo dicendo esattamente cosa viene fatto prima e cosa viene fatto dopo. Quindi avere una tecnica formalizzata per descrivere alcuni aspetti ci consente di migliorare gli aspetti di consistenza interna. Un altro aspetto che riguarda la consistenza interna è di nuovo l'uso di termini in maniera consistente.
dove è possibile devo anche avere una specie di classifica dei miei requisiti e andare a capire quali sono stabili o meno. Il fatto che io debba emettere delle fatture con alcune componenti, l'imponibile, l'IVA, il totale, ad esempio, è un qualcosa che sicuramente è stabile. Il fatto che l'IVA deve essere al 20 o al 21%, come ben sapete, è qualcosa di meno stabile. Questo è fondamentale soprattutto per chi va a realizzare il sistema. Che io, se so che alcuni aspetti dei requisiti possono cambiare in futuro, andrò a progettare il mio sistema in modo che il cambiamento sia facile. Se non lo so in anticipo, magari crea un sistema che è difficilmente manutenibile. Un altro tipo di ranking è andare a classificare i sistemi, i requisiti in base al livello di necessità. Per cui ci sono alcuni requisiti che sono essenziali, obbligatori, mandatori. Altri che sono magari soltanto consigliati e altri invece che sono assolutamente opzionali. Voi direte: cosa me ne faccio di requisito opzionale? Se io devo andare a sviluppare un sistema e un requisito che è opzionale, a parità di soldi che entrano, sicuramente non lo faccio perché richiede lavoro in più. Se però pensate a dei requisiti come la specifica per un bando, cui possono rispondere molti diversi fornitori, a questo punto il fatto che qualcuno offra la realizzazione anche di un requisito opzionale è qualcosa che alza il punteggio di quel fornitore. Verificabili. E qui torniamo al VNV di prima, quindi verifica e convalida. Io devo poter verificare che il sistema software prodotto corrisponda ai requisiti. Questa è un'operazione di verifica. Per verificarlo, i requisiti devono essere scritti in modo tale da essere verificabili. Quindi devono essere precisi. Ovviamente se il requisito è ambiguo, non è più verificabile. E devono essere espressi in maniera tale per cui io posso andare a dire sì o no, il sistema corrisponde ai requisiti oppure non corrisponde ai requisiti. Nella formulazione che vediamo qui, deve esistere un processo finito e a costo limitato o con un uso di risorse finite che mi permette di decidere se il sistema corrisponde ai requisiti o meno. Quella è la definizione di un algoritmo, cioè io devo poter essere in grado, teoricamente, di scrivere un programma che, presi i requisiti, scritti in maniera opportuna, possa essere eseguito in un tempo infinito e decidere se il sistema corrisponde ai requisiti. Cioè devo poter scrivere un test a partire dai requisiti. Quindi il sistema deve rispondere velocemente, è molto bello e facile da dire, ma ovviamente non è verificabile, perché velocemente di per sé è una quantificazione ambigua. Il sistema deve fornire una risposta entro 10 secondi, è invece un esempio di requisito
verificabile, perché io posso, cronometro alla mano, verificare se il sistema risponde entro 10 secondi. Allora, noi molto spesso parliamo di requisiti come di un documento che viene scritto, passato ai progettisti, che a questo punto lo prendono, realizzano il software e alla fine il documento resta lì. In realtà, nella pratica, i requisiti e anche le esigenze del cliente cambiano molto frequentemente. Una cosa all'ordine del giorno è iniziare il progetto con dei requisiti e terminarlo con dei requisiti diversi. Perché il cliente cambia idea, perché noi avevamo capito male cosa voleva dire il cliente, perché il cliente non aveva capito che cosa voleva, o una combinazione di queste. Quindi, per poter star dietro a queste esigenze è importante che un documento dei requisiti sia facilmente modificabile. Quindi deve avere una struttura facile, mi permette di identificare le parti da modificare, non deve essere ridondante, ovvero non devo ripetere lo stesso requisito più volte nel mio documento, perché se quel requisito deve cambiare, devo andare a modificarlo ovunque appare. E i requisiti devono essere ben distinti. Quindi se io in un'unica frase mischio diversi requisiti, mi sarà molto difficile andare a cambiare uno di essi senza andare a toccare o avere impatto su altri requisiti. Abbiamo detto che un documento dei requisiti deve anche essere tracciabile sia in avanti che indietro, come vi dicevo prima. Quindi devo poter andare a citare le fonti. Nell'esercizio di questa settimana e della settimana precedente io avevo messo i link alle leggi e ai regolamenti. Quindi devo poter andare a giustificare qualunque cosa detta. E deve essere giustificabile in avanti, nel senso che le fasi che seguiranno, quindi quelle di progettazione e di implementazione, devono potersi ricondurre in ogni singolo modulo a uno o più specifici requisiti. Tornando un attimo indietro alla verificabilità, se io a fronte di un requisito so esattamente che un insieme di linee di codice sono quelle che sono responsabili per realizzare quel requisito, posso utilizzare queste informazioni in fase di verifica, perché nel momento in cui verifico un requisito e scopro che il mio sistema non risponde a quel requisito, io, se ho un sistema di tracciabilità in piedi, sono in grado di capire dove devo andare a modificare il mio sistema per poterlo modificare. Ovviamente queste sono tutte caratteristiche ideali, poi nella pratica la tracciabilità c'è ogni tanto, per cui bisogna cercare di andare in questa direzione, poi in pratica ci si riesce in maniera più o meno completa. Tipici difetti nei requisiti, quindi cose da evitare, che sono legate ovviamente alle caratteristiche positive che abbiamo enunciato un attimo fa, sono ad esempio le omissioni o le incompletezze, quindi mi dimentico di mettere qualcosa, oppure non scrivo tutti i dettagli che dovrei. Metto delle inconsistenze e delle contraddizioni, uso i termini ambigui,
scrivo chiaramente qualcosa che è falso. Aggiungo delle informazioni estranee. Questo è un aspetto molto comune, soprattutto se chi scrive i documenti di specifica è anche chi andrà a sviluppare il software. Una tentazione che spesso viene è di andare nel documento di specifica dei requisiti a inserire alcuni dettagli di come realizzerò il mio sistema e non limitarmi al cosa deve fare il sistema. Questo si può anche chiamare over specification, quindi vado a dettagliare troppo che cosa deve fare il mio sistema, aggiungendo dei vincoli che in realtà non ci sono. Questo mi lega poi nelle fasi successive. Tenete conto che l'over specification è qualcosa, è un rischio in cui si incorre molto frequentemente. Ne abbiamo un po' parlato vedendo gli esempi di modelli di processo. Quello che vi dicevo è: evitate di inserire in un processo dei vincoli che in realtà non ci sono, o che pensate voi, ma in realtà non sono scritti o nessuno vi ha detto. Questo perché sì, potrebbero essere perfettamente ragionevoli, portarvi a una soluzione migliore, ma in realtà quello che voi volete fare in questa fase è catturare quello che ha in mente il cliente. Poi, una volta che c'è un quadro completo, si penserà a come realizzarlo. Quindi il focus è su cosa deve fare il sistema e non su come lo dovrà fare. Possiamo avere un documento dei requisiti che non è strutturato. Voi tutti almeno una tesi di primo livello l'avete scritta, quindi sapete bene che la tesi di solito viene suddivisa in capitoli, i capitoli in sezioni, e questo permette a chi la legge, ma anche a voi, di capire esattamente quale parte descrive che cosa e di orientarvi in qualche modo in un documento non banale. E provate a pensare alla vostra tesi scritta senza alcuna struttura. A quel punto è difficile andare a capire, andare a ricercare un'informazione che vi interessa all'interno della tesi. Beh, poi c'è la ridondanza, ma questo è un qualcosa di abbastanza comune. La tentazione di ripetere la stessa cosa più volte, magari senza accorgervene, è un qualcosa che bisogna cercare di evitare. Ecco, un esempio di ridondanza sono ad esempio le lezioni, almeno quelle che faccio io. Io molte volte ripeto la stessa cosa più di una volta, magari in termini diversi, quindi sono ridondante, uso una terminologia magari non coerente. Okay? Però io non vi sto dando delle specifiche. Okay? Il mio obiettivo è cercare di farvi afferrare alcuni concetti, che è completamente diverso da quello di definire una serie di specifiche di un sistema che dovrà essere implementato. Abbiamo parlato di requisiti funzionali, l'altro grosso insieme di requisiti, quelli non funzionali o requisiti di qualità. A volte il termine non funzionale può trarre in inganno, perché non si capisce esattamente di che cosa tratti.
Purtroppo è un termine estremamente consolidato nell'uso, quindi si trova molto spesso. Se preferite potete chiamarli requisiti di qualità. I requisiti di qualità vanno a definire le proprietà che il nostro sistema deve esibire e i vincoli. Affidabilità, tempo di risposta, requisiti di memoria, eccetera, sono tipici esempi di requisiti non funzionali. A volte tra i requisiti di qualità, anzi di solito nei requisiti di qualità, vengono inseriti anche dei requisiti non sul prodotto che noi andiamo a sviluppare, quindi sul sistema informativo, ma sulle modalità con cui lo sviluppiamo, quindi sul processo che noi utilizziamo per andare a sviluppare il nostro prodotto. Voi tutti sapete cos'è un sistema di qualità? L'assicurazione di qualità? Sì? Sì? Ok. Quindi sapete benissimo che molto spesso in un sistema di qualità io lavoro sul processo per poter avere delle garanzie su quello che è il prodotto. E qui siamo esattamente in quel caso. Ci sono ad esempio una serie di certificazioni, oltre a ISO 9000 eccetera, ci sono certificazioni specifiche per chi produce software. Ad esempio c'è una certificazione americana che si chiama CMM o CMMI, la versione successiva. CMM sta per Capability Maturity Model ed è un insieme di certificazioni sulle pratiche che vengono svolte all'interno di un'azienda software per produrre un prodotto di qualità. Anche questi sono requisiti funzionali, non funzionali, quindi di qualità. Molto spesso alcuni requisiti non funzionali sono estremamente importanti, perché se alcuni requisiti funzionali non vengono rispettati, il sistema tutto sommato lo possiamo utilizzare, magari con qualche workaround, qualche scorciatoia. Alcuni requisiti non funzionali sono fondamentali perché il sistema sia effettivamente utilizzabile. Immaginate se in un sistema utilizzato da tantissimi utenti, il portale della didattica, il requisito che il numero di utenti che possono accedere contemporaneamente al sistema non fosse rispettato, quindi fosse 10 invece che 10.000, a quel punto il sistema diventa assolutamente inutilizzabile. Quindi alcuni requisiti non funzionali o di qualità sono estremamente importanti. Se quelli non vengono rispettati, il sistema diventa assolutamente inutile. E qui c'è un diagramma molto semplice che dice quali sono i principali requisiti non funzionali. Ci sono tre grosse categorie. I requisiti prodotto, quelli organizzativi e i requisiti esterni. I requisiti di prodotto, diciamo che i principali sono usability, efficiency, reliability e portability. Quando parliamo di efficiency, spesso intendiamo due aspetti diversi, sia le prestazioni, in termini di tempo, sia di spazio occupato.
torniamo a breve sulle caratteristiche di, le caratteristiche di prodotto. Da un punto di vista organizzativo, io spesso posso andare a definire dei requisiti non funzionali relativi alla consegna del sistema. Quindi, ad esempio, il tempo di consegna, le modalità. L'implementazione, quindi rientra tutto il discorso di qualità che vi facevo prima, o alcuni standard che devono essere rispettati. Tra le caratteristiche esterne abbiamo ad esempio l'interoperabilità, quindi io devo poter devo garantire che il mio sistema possa operare assieme ad altri sistemi. Questo se pensiamo a un portafoglio applicativo complesso, come cioè in molte aziende, questo è un requisito fondamentale. Se il mio sistema non è in grado di colloquiare con gli altri sistemi informativi che ho già a disposizione, non me ne faccio nulla. Posso avere dei requisiti etici e posso avere dei requisiti legali. I due principali sono privacy e safety. E non entro nel dettaglio sulla privacy, sapete che è molto complicata. Sulla safety, in realtà, per i sistemi di cui parliamo noi, quindi i sistemi informativi, questi sono meno rilevanti. Se invece abbiamo a che fare con dei sistemi embedded, che quindi funzionano all'interno di dispositivi fisici, pensate ai sistemi di avionica ad esempio, allora i requisiti di safety assumono un ruolo fondamentale. Tra i requisiti non funzionali di prodotto possiamo vederne alcuni, oppure possiamo utilizzare quello che è uno standard, il 9126 ISO, che definisce un insieme di caratteristiche di qualità di un sistema software. E le caratteristiche sono queste. Vabbè, funzionalità, ovviamente, questo riguarda i requisiti funzionali. Il sistema deve fare quello che è scritto nella parte di requisiti funzionali. E poi abbiamo affidabilità. Quanto posso fare affidamento sul mio sistema? Quanto spesso i risultati che mi restituisce sono errati? Ogni quanto ho un guasto? L'usabilità, qui c'è un discorso amplissimo da fare che però non possiamo sicuramente fare in questo corso. L'interfaccia utente di un sistema è fondamentale perché questo possa essere utilizzato in maniera efficace. Una pessima interfaccia utente è in grado di rendere inutile o comunque molto difficile da utilizzare un sistema che altrimenti potrebbe essere facile e utile. L'efficienza, abbiamo detto prima, che molto spesso quando parliamo di efficienza, in prima battuta pensiamo a prestazioni temporali, quindi quanto è il tempo di risposta del mio sistema, ma l'efficienza riguarda anche spesso le risorse utilizzate. Un sistema informativo molto spesso si appoggia a una base dati. Se io occupo più spazio del necessario tramite questa base dati, a questo punto il mio sistema è assolutamente inefficiente.
manutenibilità, ripeto, per l'ennesima volta, i sistemi evolvono, buona parte dei costi di un progetto software riguardano la manutenzione e non lo sviluppo della prima versione, quindi avere delle requisiti che mi garantiscano una facile manutenzione del sistema è importante per abbattere i costi. Portability, questo è un qualcosa che era forse più fondamentale qualche anno fa, adesso un po' meno. Se io ho un sistema che funziona su una piattaforma Microsoft Windows, vorrei poterlo utilizzare anche su una piattaforma Mac OS X. Quindi la possibilità di portare il mio sistema da una piattaforma all'altra. Vabbè, qui abbiamo alcuni esempi di requisiti non funzionali, ma li possiamo saltare. Un modo per poter andare a descrivere dei requisiti non funzionali è quello di pensare a degli obiettivi. Quindi io definisco, penso a un obiettivo del mio utente, l'utente del mio sistema, ad esempio la facilità d'uso, e poi posso scrivere un requisito che cerca di andare incontro a questo obiettivo. Quando scrivo questo requisito, devo pensare che il requisito deve possibilmente essere verificabile. Quindi io abbia la possibilità di scrivere un processo che mi permette di andare a decidere se il sistema risponde o meno al requisito. Ad esempio, un obiettivo potrebbe essere: il sistema dovrebbe essere facile da utilizzare da controllori esperti e deve essere organizzato in maniera tale da minimizzare gli errori. Questo ovviamente non è un requisito, è un obiettivo che vorrei raggiungere. Un requisito verificabile potrebbe essere: controllori esperti devono essere in grado di utilizzare tutte le funzioni del sistema dopo 2 ore di training. Dopo questo training, il numero medio di errori commesso da personale esperto non deve eccedere quello di 2 al giorno. Questo quantifica precisamente cosa intendiamo per facilità di uso e minimizzazione degli errori. Ovviamente non è che io posso inventarmi questi numeri devono essere concordati con il cliente. Perché un requisito sia verificabile, io devo andare a definire delle proprietà del mio sistema e le proprietà devono essere misurate correttamente. Se io non sono in grado di misurare un sistema, non ho nessuna possibilità di verificarlo o di controllarlo. Il test di un sistema non può essere fatto sulla base del mi pare che funzioni bene, mi pare che funzioni male, o funziona e rispetta certi requisiti oppure no, e posso andare a arrivare a una decisione di questo tipo soltanto se ho una misura precisa.
E qui ci sono una serie di esempi, di misure che possono essere utilizzate. Velocità o prestazioni, ad esempio, numero di transazioni al secondo, tempo di risposta all'utente, le dimensioni di quanta memoria occupa il mio sistema, facilità di uso, molto spesso la posso andare a misurare come tempo di training. Questo è difficile da misurare, quindi devo andare a capire quanto tempo è necessario perché una persona sia in grado di utilizzare il sistema, oppure posso utilizzare una misura approssimata, ad esempio il numero di schermate di aiuto, un numero di pagine del manuale utente. Capite che questa non è una misura della facilità d'uso, è una misura probabilmente correlata con la facilità d'uso, ma non sempre io riesco a misurare tutto direttamente. L'affidabilità, il mean time to failure, ad esempio, robustezza, di quanto tempo ho bisogno per poter riavviare il mio sistema dopo un failure, portabilità, ne abbiamo parlato prima. Quindi, per poter avere un requisito non funzionale verificabile, lo devo esprimere in maniera precisa. Molto spesso lo posso esprimere andando a definire una soglia o alcune vincoli su una proprietà, proprietà che di solito è misurata numericamente. In questo modo io posso andare a verificare successivamente il mio requisito. Una breve nota, poi non entro nel dettaglio. Molto spesso può succedere che ci sia conflitto tra diversi requisiti non funzionali. Ad esempio, se io voglio limitare le risorse utilizzate dal mio sistema, posso dire che il mio sistema deve poter funzionare su un unico calcolatore. D'altra parte io voglio avere delle prestazioni molto elevate e quindi questo va in contrasto con l'avere un unico calcolatore. Una soluzione molto migliore sarebbe avere molti calcolatori che lavorano in parallelo. Quindi ho facilmente più requisiti che vanno in contrasto tra di loro. Una serie di requisiti comuni sul processo di sviluppo sono ad esempio quelli di sviluppo. Quindi, chi sono le persone che partecipano al mio progetto? Quali sono le loro competenze? Qual è l'idea principale del mio sistema? Qual è il valore principale? La semplicità, l'efficienza, avere il mio sistema in fretta, avere un mio sistema che possa essere facilmente modificabile. Quale feedback viene dato all'utente? L'utente riceve, il committente dà l'ok sui requisiti e poi dopo 6 mesi vede il sistema, oppure c'è un'interazione periodica in modo che possa verificare prototipi. Quali parti del sistema possono essere acquisite come componenti già presenti sul mercato, quali devono essere sviluppate, quali caratteristiche di processo, ad esempio il fatto che sia facilmente testabile, installabile, eccetera, sono
possono essere definite, quali sono in generale i vincoli sotto cui deve operare il mio progetto. Questi sono esempi di domande che uno può porsi nell'andare a definire quelli che sono i requisiti organizzativi. Abbiamo poi un insieme di requisiti che sono requisiti di dominio che derivano direttamente dal dominio in cui opera il mio sistema finanziario, industriale, e in base al dominio in cui opera il mio sistema avrò tutto un insieme di requisiti diversi e di vincoli diversi. Ovviamente questi rientrano nel grosso calderone dei requisiti di qualità, anche perché se io non rispetto i vincoli di dominio il mio sistema è inutilizzabile. Se il mio sistema di contabilità non segue le regole definite dalla legge, non me ne faccio assolutamente nulla. Quindi questo è un quadro generale di quelli che sono i requisiti. La prossima volta andremo a vedere un po' più nel dettaglio in pratica come può essere strutturato un documento di requisiti. Non ne dovrete scrivere uno, anche perché 2 ore di esame non sarebbero sufficienti. Mi piacerebbe darvi un esame dalla mattina alla sera, ma probabilmente voi non sareste d'accordo e non riuscirei neanche a trovare l'aula, quindi non è fattibile, però è importante che lo sappiate. Successivamente andremo a vedere una tecnica molto diffusa e di facile impiego per la scrittura dei requisiti funzionali. Si chiama i casi d'uso, use cases. Per oggi chiudiamo qui e ci vediamo venerdì.